Tutti come si deve. Allora, prima di tutto volevo salutarvi e ringraziarvi per essere qui questa sera. Dopo 2 anni abbiamo di nuovo qui Lella Costa, siamo molto felici di averla qui. Abbiamo lavorato alcuni mesi per poter organizzare questo evento e soprattutto perché in occasione dell'uscita del nuovo libro di Lella. Il nuovo libro è Che bello essere noi, uscirà l'11 novembre e ringraziamo la PM perché ci ha concesso di avere alcune copie in anteprima del libro. Quindi questa sera chiacchiereremo con Lella proprio su questo libro e poi sapete che da ieri sera è in tournée anche a Saronno col suo nuovo spettacolo. Io darei intanto la parola a Lella, poi faccio una chiacchierata tutto campo su questo libro e se volete anche chiacchierare voi, tanti benvenuti. Allora, grazie Carla, grazie Giulio, grazie a tutti. Io sono sempre stupita e anche un po' commossa da questa accoglienza, perché non so se me la merito, ma comunque un bel regalo. No, davvero, soprattutto in una veste che io non faccio della civetteria, ve lo giuro, io non sono una scrittrice, penso, anzi un pochino mi vergogno o comunque mi dispiace, perché magari ci sono persone molto più dotate di me che non arrivano mai neanche a essere lette da un editore, e questo non è giusto, non è bello. Io invece a me viene chiesto di scrivere delle robe perché mi sono probabilmente non del tutto, come dire, immeritatamente, ma mi sono creata, costruita una sorta di credibilità e di notorietà. Di sicuro mi applico, cerco, e questo libro in particolare per me è stato più difficile degli altri, nel senso che io le prime cose che ho pubblicato erano i copioni, i testi teatrali dei miei spettacoli già andati in scena, quindi era facile, si trattava di un lavoro assolutamente orale, già però verificato col pubblico. Spesso mi chiedevano: ma non si possono avere i testi? E va bene, quella cosa. Gli altri due libri che ho fatto, quella specie di autobiografia che si chiamava La sindrome Gertrude e poi Il piccolo saggio sull'ironia, che è quello uscito un paio d'anni fa con PM, che si chiamava Come una specie di sorriso, comunque nascevano da una narrazione, nel senso che per la sorta di autobiografia la persona che aveva avuto l'idea di farlo mi aveva a lungo intervistato, aveva sbobinato l'intervista e poi mi aveva detto: ecco, questi sono i capitoli, adesso li scrivi. E il saggio sull'ironia nasceva proprio da una lezione sull'ironia che avevo tenuto in pubblico, anche quella sbobinata. Poi io sono andata con la scrittura da un'altra parte, però per me, insomma, il mio mestiere è quello lì, prima la parola parlata, anche se la parola parlata negli spettacoli nasce da una parola scritta prima, però è diverso, questo lo sapevo prima teoricamente, l'ho imparato sul campo, è diverso scrivere per dire le proprie parole, per accompagnarle, e scrivere invece per essere letti da persone che hanno sguardi, sensibilità, tempi assolutamente personali diversi. La mia tentazione sarebbe quella di andare dietro a chiunque ci rimane il mio libro e dirgli: guarda che questa roba qua si legge così, e qui voglio dire questo, perché ho la sensazione di avere una scrittura appunto molto parlata e molto poco letteraria, e questo è. Io non avevo nessuna intenzione di fare un altro libro, però il mio editore, PM, insomma, ha giocato un jolly potente, che era un bellissimo titolo. Cioè, mi avevano chiesto: ma non ti andrebbe di fare un libro che racconti delle donne con ironia, con leggerezza, ma anche con sensibilità? E io facevo e dicevo: no, perché sai, c'è una bellissima frase che diceva Christopher Hitchens, che era un grande filosofo, uomo straordinario, quando nei momenti particolarmente felici della sua vita diceva: che bello essere noi. Io ho detto: minchia, che bel titolo. È proprio, sai quando ti mettono lì la roba a cui non sai resistere? Gertrude, appunto, la sventurata rispose. E infatti voleva dire quello, il titolo della mia pseudo autobiografia. E allora ci ho provato, ce l'ho messa tutta, questo è. Io ci credo profondamente che sia bello essere noi, cioè credo che la prima persona plurale sia una bellissima persona. Credo che a molti di noi che hanno un po' più di anni, aver avuto un'identità collettiva qualche anno in più di quelli che ne hanno di meno, no, ci teniamo sulle generali, Giulio, tranquillo, non denuncio nessuno, men che meno mi costituisco, comunque noi l'abbiamo avuta quella fortuna a un certo punto, un pezzo della nostra vita, di averlo fatto collettivamente. Noi era qualcosa che c'era. Poi si è perso, si è frammentato, è spesso diventato un noi insopportabile, un noi rinnegato e avvilito e umiliato, però c'è anche rimasto un nucleo di bellezza e di cambiamento e di
coscienza, di consapevolezza. A me pare, ma lo dico senza nessun né rancore né ostilità né niente nei confronti del genere, no, del genere maschile un po' sì, dei signori, degli esseri umani di genere maschile, non ho alcuna, anzi, li considero indispensabili compagni di strada. Però io credo che oggi il noi femminile plurale sia forse una delle poche dei pochi noi che esistono veramente, ecco. Il che non vuol dire che tutte le donne sono belle, buone, brave, simpatiche, per carità. Il che non vuol dire che non ci sia questa sensibilità, questa accezione plurale in molti uomini che magari non si riconoscono negli stereotipi maschili che vengono imposti o proposti a loro, esattamente come noi non ci riconosciamo in quelli femminili che ci vengono imposti più che proposti. E questo libro nasce da questa roba qui, nasce da un grande affetto e da un grande anche orgoglio di essere una donna, di essere in questo tempo sbandato, di avere tre figlie per le quali spero, cioè so perfettamente che non gli lasciamo un gran pianeta, però so di avercela messa tutta e so che anche per loro la dimensione plurale è una dimensione importante, per cui ecco, nasce da qui. È un libro lieve, come penso che possa essere sempre il passo della vita, che tocca anche alcune questioni serie o comunque importanti. Mi viene più facile il sorriso che non la fronte aggrottata, perché sono una nipotina orfana di Italo Calvino e penso che la leggerezza sia una delle più belle qualità e passi che si possano praticare nella vita. Basta, Carlo, adesso mi taccio, la presentazione era ampia, no? Esaustiva? Allora, il libro inizia con "io non so come funzioni fra i maschi". No, non funziona così, è l'ultimo capitolo. Sì, così. No, è la quarta, è la bandella, la bandella. Allora, io non so come funziona fra i maschi, e poi c'è una riflessione su solidarietà fra donne o non solidarietà fra donne. Poi spero ci racconterai perché ti piace così tanto Sandra Bullock. Pazza. Voglio dire questo, ovviamente non è niente di personale, io detesto Sandra Bullock, non ci posso fare, se c'è un film con Sandra Bullock i miei cari lo sanno, mi dico mamma non guardare, non ci posso fare niente, solo che quello che mi fa specie è che se io dico, cioè proprio non sopporto Sandra Bullock, c'è sempre qualcuno in genere maschile che dice guarda, tu che parli tanto di solidarietà non riesco neanche a dirlo, di solidarietà femminile, e poi guarda come sei carogna con una, perché è più famosa di te, più giovane di te, più bella di te. No, mi sta sulle palle Sandra Bullock, si potrà nella vita esprimere, ogni volta che una donna, scusa ma io parto per te, che una donna esprime una dissonanza, una differenza di opinioni, anche appunto un'antipatia nei confronti di un'altra donna, subito, voi che parlate tanto, poi guarda qua, le donne sono le peggiori nemiche delle donne, la solidarietà femminile non esiste. A parte che non, secondo me non è così, ma perché? Esiste da qualche parte quella maschile? Ce n'è traccia da qualche parte? Non solo, ma se tu lo dici, ti viene risposta, ma mancherebbe, ma scusami, ma ti sembra che gli uomini dovrebbero sempre essere solidari tra di loro solo in quanto maschi? Ma abbiamo cose ben più serie di cui occuparci, no? Giustamente bisogna condividere altro, ideali, etica, morale, idee politiche, almeno squadra del cuore, no? Ecco, almeno quelle robe lì. Però se una di noi osa dire, ma quella roba lì, ecco, la solidarietà maschile non è mai esistita, mai, cioè da Caino a Enrico Stai Sereno non è mai esistita. Eppure se una di noi prova a dire che lei sta sulle palle Sandra Bullock, c'è un trattamento diverso, e io sono molto attenta alle discriminazioni di genere, e comunque se Sandra Bullock smette di recitare io sono più tranquilla. Solidarietà fra donne, diciamo, no? Oh, che bello essere noi, che bello puoi essere mia amica, alla fine finisce il libro, che è una cosa molto carina, molto deliziosa e molto, molto nostra, diciamo, no? Sì, su quello dicevo, non so come funziona tra maschi, proprio rispetto all'amicizia. Io so come funziona tra femmine, l'ho visto nella mia vita, l'ho visto nella vita delle mie figlie. È un grande privilegio del femminile, può darsi, e non dico che non esista tra uomini, però io so che mi viene continuamente detto dai miei amici maschi, io ho più amiche femmine, e dico, penso un po' che coincidenza anch'io, guarda, che strano, vedete la vita.
credo che noi abbiamo quella capacità di saltare a volte, di riconoscerci e di saltare i preliminari, andare dritto al la frase vuoi essere mia amica. Io ho sentito dire da dalle mie figlie a bambine incontrate 30 secondi prima sulla spiaggia, vieni a mangiare da me, verresti a dormire a casa mia, vuoi essere mia amica, che ti viene da dire calma, no calma, va bene così. E a volte quelle cose durano, come giusto che sia, lo spazio di una giornata o di un'estate, a volte davvero però durano tutta la vita. Non sto dicendo, appunto, non so come funzioni tra uomini, so che gli uomini con cui ho confidenza mi dicono quella cosa lì noi ve la invidiamo, perché tra di noi è diverso, perché probabilmente anche non volendolo tra di loro devono sempre un pochino misurarsi con i ruoli, con la confidenza, l'intimità, la condivisione, tutto sommato l'ironia, a me sembra che nonostante tutto nella pratica venga più frequentata da noi, ma non è una, insomma, questo non è un libro contro, ecco, mi dispiacerebbe molto che venisse preso come un libro contro gli uomini, perché intanto non interessa, ma poi anche basta. Semmai sono delle riflessioni su come siamo, anche con i difetti, i limiti e le contraddizioni, per esempio, insomma, sono tante le contraddizioni, cioè già ho scritto un libro sulle contraddizioni dell'essere femmine, però credo che ci sia in noi sempre la capacità di riconoscere le contraddizioni e magari di misurarci, non tutte le donne, e così come molti uomini per fortuna ci accompagnano. Sì, io credo che ci sia anche in questo libro, finalmente, io l'ho letto con un sospiro di sollievo, il tuo commentario su tre canzoni che ci hanno segnato la vita. Una è La cura di Battiato, la seconda è una canzone sulla quale io ho discusso per tutta una vita e tutti che mi dicevano ma no, ma sbagli, ma per carità, Vedi cara di Guccini, che è la terza, per carità, lo diciamo piangendo, però quello che le donne non dicono. Dai. Allora, per arrivare al pezzo forte, che io ho messo in apertura di capitolo, ma che è giusto, c'è tutto che è carino. Allora, premetto, è uno scherzo, è un divertimento, io da tempo mi sono esercitata a fare la parafrasi delle canzoni che hanno segnato la nostra vita, però insomma, avendo io preso molto in giro una canzone dei Pooh che si chiama Tanta voglia di lei, sono nel cuore dei Pooh, che non mi amano moltissimo per questo, no davvero, il mio primo incontro con Red Canzian, dopo che avevo fatto la parodia di Tanta voglia di lei, in cui dicevo forse un uomo non sarò e se non lo sa lui figurarsi noi, e questo era uno dei punti forti, lo incontro alla Rai di Milano, dico minchia Red Canzian, come faccio la faccia di circostanza, lui mi viene incontro e fa Veneto Red Canzian, Lella forse un uomo non sarò però te baso. Siamo diventati amici, allora questo qui è un gioco, è un divertimento, però secondo me, siccome poi noi siamo così, appunto, che interiorizziamo queste narrazioni, perché ogni epoca ha la narrazione, l'epica che si merita o che si deve cucare, e noi ci abbiamo anche questa delle canzoni, quindi Lucio Battista. Io La cura l'ho adorata, l'ho messa in uno spettacolo, dopo un po' ho detto ma siamo sicuri che ne viene fuori un ritratto così lusinghiero? Siamo sicuri che lo vorremmo uno così vicino? Allora, da dove parto, che mi hai dato tu l'ordine? No, Tozzi prima, per finire, c'ho la regia qua, quindi sono a posto. No, volevo solo dirvi che ho, esergo di questo capitolo, il capitolo non ha un titolo, ho citato, seduto in quel caffè io non pensavo a te, e il mio commento è, e c'era proprio bisogno di dirgli, no? Cioè non pensavi a lei, e sta zitto, va bene, no? C'è dell'accanimento. Allora, da dove devo cominciare? Dalla cura, allora. Sì, va bene. Io partirei da Franco Battiato, che personalmente amo e venero, in particolare da un suo testo considerato giustamente un capolavoro e soprattutto una straordinaria dichiarazione d'amore, di quelle che ogni donna si meriterebbe almeno una volta nella vita. Ma quante di noi, ascoltando questa canzone oggettivamente meravigliosa, non sono riuscite a trattenere occhiate colme di malcelato disprezzo nei confronti del loro pur volonterosissimo partner? Si intitola La cura e dice così. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie,
supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, perché il laser non basta, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Asciughiamoci la lacrima, ingoiamo il magone, governiamo il battito cardiaco e recuperiamo un minimo di obiettività. Ma non è che abbiamo preso un abbaglio colossale? La terminologia usata, le patologie elencate, le inadeguatezze denunciate, non dovrebbero piuttosto farci pensare non tanto a una storia d'amore, peraltro fortemente sbilanciata, quanto a un rapporto terapeuta-paziente? La creatura di cui il nostro si fa generosamente carico fa pensare più a un trattamento sanitario obbligatorio che a un fidanzamento. Minimo soffre di una forma acutissima di ipocondria coniugata con una straordinaria inettitudine alla vita quotidiana. E quell'allusione ai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, non so giudicare se sia un esempio di perfidia estrema o di stronzaggine inarrivabile. E comunque, che entrambi i protagonisti siano preda di un forte disagio psichico, lo svela il verso immediatamente successivo, pertinente come benedetta parodia nella cucina di un ristorante stellato. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà. Fossi in lui ne parlerei con uno bravo, tenendo presente che comunque oggi la chimica fa miracoli. E questo è uno. Poi chi vuoi? Vedi Cara? Beh, insomma, vedi Cara, anche senza stare, cioè, è la misoginia dei grandi. Noi adoriamo Guccini, Guccini è un caro amico, un autore straordinario, un poeta e tutto quanto, però analizziamo il testo. Vedi Cara è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Lapidario e al diavolo la maieutica. Tu sei molto anche se non sei abbastanza e non vedi la distanza che è tra i miei pensieri e i tuoi. Ma lo noto solo io quanto è arrogante. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco e hai già quello che vuoi, io cerco ancora. Ti pareva. E così non spaventarti quando senti allontanarmi. Fugge il sogno, io resto qua. Io superfluo qualunque commento. E d'altra parte ribadisco che tutto ciò rientra perfettamente nella sottile misoginia di Guccini. Andiamo a analizzare le altre canzoni. Chi ci lasciava le penne sulla strada lunga e diritta era un'amica, mica un amico. E in incontro sono messi in malucio tutte e due, ma quanto a sfiga lei lo batte alla grande. Come in un libro scritto male lui si era ucciso per Natale. Tutta da vedere, va bene. Poi? Quello che le donne non dicono. Che è proprio un manifesto, dice, quello che le donne non dicono e probabilmente mai hanno detto, direbbero, diranno, visto che a scriverla sono stati appunto due uomini, Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. Bravissimi, questo nulla toglie alla bellezza assoluta del pezzo, men che meno alla straordinaria interpretazione che ne ha dato Fiorella Mannoia, trasformandola in un culto, un evergreen, insomma, un successo immortale o almeno un eccellente vitalizio. Però siamo sicure che questo testo ci racconti veramente come siamo? Che se l'avessimo scritta noi ci saremmo descritte proprio così? Dolcemente complicate? Sempre più emozionate? Cioè, in che senso? Sempre più emozionate in senso letterale? Senza limiti di tempo, spazio, intensità? Sempre più emozionate in assoluto? Giorno dopo giorno, in un crescendo continuo inesorabile, in un parossismo di tachicardia? Delicate, lo credo, le coronarie saranno in uno stato pietoso. Ma potrei trovarci ancora qui. In un letto d'ospedale, suppongo, con le nostre notti bianche. Beh, l'insonnia è un tipico effetto collaterale delle aritmie cardiache gravi e sedativi te li centellinano, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Niente di male. Ma di che tipo di sì stiamo parlando? Di un rinnovo delle promesse nuziali? Succede solo nei film americani, un po' come chiamare vostro onore un presidente del tribunale nostrano. Di un referendum, un'autorizzazione a procedere, un permesso di uscita anticipata, una licenza di uccidere? Forse un espianto di organi, visto lo stato in cui versiamo, tapinissima? A quale diavolo domanda o richiesta rispondiamo con l'ennesimo assenso? È un sì assoluto, decontestualizzato, unilaterale, acritico e senza data di scadenza. Siamo così? Sul serio? E in cambio gli chiederemo di portarci delle rose? Vabbè. Non proprio originalissimo, ma so. E nuove cose? Nuove cose cosa? In che senso? In che accezione? Basta che non le abbia comprate su eBay? Quale donna al mondo, sia pure totalmente soggiogata da un amante micragnoso e cafone, si annullerebbe al punto da farsi andare bene qualunque tipo di dono? Pungitopo, lecca lecca, passa verdura, leva smalto, copri spalle, non so perché mi vengono solo nomi composti, purché non sia di seconda mano? Forse qui non si tratta di quello che le donne non dicono, ma di quello che gli uomini vorrebbero che le donne pensassero, avendo tuttavia il buon gusto di tenerselo per sé e lasciando a loro, tanto più esperti, il delicato compito di esprimerlo. Allora, esegesi di Umberto Tozzi, ovvero quello che gli uomini dicono e le donne preferirebbero non sentire.
voi la sapete, ti amo. Ti amo. No, bene, mi fa piacere. Spero tu ti renda conto di quello che stai dicendo. Un soldo e ti amo. Già siamo fuori tema, cosa c'entra il soldo? In aria ti amo. Ah, suppongo sia l'inevitabile seguito all'incomprensibile entrata in scena della moneta. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Quando si dice delle motivazioni serie, delle scelte ponderate, bravo. Ti amo, sì, il concetto comincia a essermi chiaro, anche perché trattasi di verbo più pronome, roba basica. Io sono ti amo, e deve essere la sindrome di Alberto Lupo. In fondo un uomo, dici bene, in fondo, che non ha freddo nel cuore, nel letto, comando io, Signore benedetto, adesso come faccio a non ridere? Ma tremo davanti al tuo seno. Va bene, l'importante è che non succeda il contrario. Ti odio e ti amo, concetto nuovissimo, direi inedito, complimenti. È una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Abbi pazienza, faccio fatica a seguirti. Vuoi farmi capire che possiedi alcune nozioni basilari di entomologia, oltre a un'infarinatura di educazione sessuale? Prendimi l'altra metà. Cioè? Cos'è una metafora? Altra metà di cosa? Vuoi finire salame? Sei un potenziale donatore di organi, aiutami a capire, dillo con parole tue. Oggi ritorno da lei. Ah, e chi sarebbe questa new entry? La tua mamma, amante, maggiorazionista, psicoterapeuta. Primo maggio su coraggio, mi sa che lo stiamo proprio perdendo. Proverai con 500 cc di soluzione salina a mio tre rutubiamo. Io ti amo, come dirti in modo garbato che non c'è alcuna reciprocità, e chiedo perdono. Fai bene, non so perché, ma fai bene. Ricordi chi sono? Molto vagamente. Apri la porta a un guerriero di carta igienica. No. E questa cosa vorrebbe essere una graziata metafora della fragilità maschile. E dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero. No, scusa, a parte che io sotto i 14 gradi non mi ci metto nemmeno. Non è che mi confondi con una che girava per colline insieme a Lucio Battisti tanti anni fa. E le lenzuola di lino, no, inteso come tessuto o come nome proprio. E comunque non avvertene male, ma io il mio corredo non lo cedo facilmente a uno psicopatico. Poi dammi il sonno di un bambino che ta. Ta? Come sarebbe ta? Cos'è ta? Un onomatopeo, un attacco di balbuzie? Cosa diavolo vuol dire ta? Sogna. Ah, beh, certo, se sogna si spiega tutto, sarà in piena fase REM. Cavalli e si gira. Quindi la creatura sogna Roberto Cavalli e non credo che si giri. Si rivolterà proprio, manca solo Briatore, è l'incubo perfetto. E un po' di lavoro, no, scusa. Un altro complemento oggetto retto da quel dammi? E per quale curiosa svolta degli eventi adesso mi sarei trasformata in un'agenzia interinale? O c'entra ancora quel vecchio trauma di Gloria che si è data e della mano che lavora piano? Fammi abbracciare una donna che stira cantando. No, va bene, ho capito. Sei veramente fuori, ma fuori del tutto. Tu hai le allucinazioni, deliri, vedi cose che nella realtà non esistono né mai esisteranno. E poi fatti un po' prendere in giro. Ah sì, basta con tutta questa serietà, alleggeriamo. Prima di fare l'amore, quando si dice un mago dei preliminari, vesti la rabbia di pace, le sottane sulla luce. Va bene, ho capito, mi arrendo, li chiamo. Io ti amo, sì, buonasera, mi scusi, è il pronto soccorso psichiatrico. Ti amo, ti amo, ti amo, ti... La voce sfuma fino a venire sovrastata dalla sirena di un'ambulanza. Allora, in questo libro Lella racconta anche l'importante esperienza di ferite a morte. Ci tenevo particolarmente, ne abbiamo parlato prima, a che Lella ci raccontasse questa esperienza, anche perché io credo che sappiate che qui a Saronno c'è la Rete Rosa, da 2 anni c'è un lavoro importante, c'è qui Anna Capovilla, e un lavoro importante che stanno facendo rispetto al femminicidio, e ferite a morte ha significato un passaggio sicuramente importante, no? Rispetto a questa battaglia. Sì, io non avrei potuto non scriverne, proprio perché è stata e continua ad essere un'esperienza bellissima, molto coinvolgente, ma anche di un'assoluta felicità. Perché appunto il famoso noi, prima persona plurale, mai come in questa esperienza, che prima è stata un'esperienza di reading, di eventi, e poi adesso per me con altre mie 3 colleghe un'esperienza di spettacolo proprio, spettacolo vero e proprio. Abbiamo fatto adesso una ripresa in ottobre, riprenderemo a girare per una quarantina di date, almeno 30, tra febbraio e marzo, insomma è uno spettacolo. L'intuizione bellissima che ha avuto Serena Dandini è stata quella di
lei proprio me l'ha raccontato, è stato il giorno che ha letto, che infatti è non a caso il primo pezzo dello spettacolo, la dichiarazione di una parente dell'ennesima donna ammazzata dal marito, e diceva: avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. E questo è proprio una specie di mantra che viene detto, ripetuto, se vai a leggere le deposizioni, le ricostruzioni, è questa che è insieme un grido di dolore, di paura, ma è anche in qualche modo un'ammissione di inadeguatezza, no? Non certo di corresponsabilità, ma la difficoltà di tutte noi di riconoscere la realtà. Io trovo che sia uno dei passaggi più delicati, perché poi è un attimo dire: beh, ma allora le donne, che è colpa nostra, no? Se ti distrai un attimo diventa di nuovo colpa tua. Non è, la violenza non è mai colpa di chi la subisce, la violenza è colpa di chi la fa. La violenza sulle donne è un problema degli uomini, ovviamente non vuol dire di tutti gli uomini, ma è un problema degli uomini. La voce che manca, la presa di parola che manca è quella maschile. Il senso di ferita e morte è proprio questo: raccontare le storie per fare in modo che diventino narrazione comune, perché dar voce è una delle poche cose che possiamo veramente fare. E nonostante sicuramente quantitativamente, non so, la televisione, il cinema potrebbero raggiungere molte più persone, in realtà la qualità della condivisione dal vivo è diversa, è più potente, c'è un, non lo so se c'è una ritualità, c'è un coinvolgimento maggiore, però quando succede, come a noi è successo quasi sempre, ma comunque spesso, soprattutto intorno al 25 novembre, o quando ci sono, ma in generale, quando noi facciamo ferite a morte in teatro, c'è quasi sempre un banchetto di associazioni, di donne, di reti contro la violenza. Quando succede, come è successo, che alla fine di uno spettacolo un giovane uomo, poco più che trentenne, si avvicini al banchetto per dire: allora, io non sono come quelli lì, però riconosco in me qualcosa che mi potrebbe portare a diventare così, dove devo andare per farmi aiutare? Insomma, secondo me non è poco, no? Cioè vuol dire intanto che, come ci siamo dette noi, vabbè, una questa sera l'abbiamo salvata, una che è tanto, ma soprattutto vuol dire che c'è un'inversione di tendenza, c'è un dare il nome alle cose, dire che le cose succedono, e soprattutto per questo andiamo anche moltissimo nelle scuole a parlare con le ragazze, con i ragazzi. Insomma, a me è capitato di sentire, l'ho scritto anche nel libro, insomma, ragazze di scuola superiore dire: beh, però in fondo io posso anche capire che se io tradisco è giusto che lui mi picchi. Allora, e questa cosa non la devi condannare, non la devi prendere in giro o canzonare o dire come sei stupida, bisogna lavorare su questo, su quello che ancora oggi viene percepito come legittimo e illegittimo, giusto o sbagliato, comportamenti accettati e non accettati. Credo che l'esperienza di ferita a morte sia importantissima in questo senso. Temo che sia, come purtroppo spesso succede nel mondo mediatico, che sia già considerata una cosa un po' passata di moda, non più da prima pagina. Ho messo una citazione che secondo me è molto bella di Adriano Sofri a proposito del femminicidio, che dice sostanzialmente: già c'è un po' di irritazione in giro, cioè come ancora questa storia qui? Si sono ammazzate le donne per i motivi più futili per alcune migliaia di anni, da qualche mese se ne parla e siamo già stufi? Cioè, è fastidioso, può sembrare un problema superato, non lo è, anche perché prima di arrivare alla morte, all'omicidio, esiste tutta una scala di violenze, di sopraffazioni, di psicologiche oltre che fisiche, veramente, ahimè, molto ma molto più radicate e diffuse di quanto noi non ci possiamo immaginare. Quindi il senso di ferita a morte è dire alle donne, agli uomini, alle ragazze, ai ragazzi, ai bambini, ovviamente con un altro linguaggio: occupiamocene tutti, prendiamo la parola, se ci viene il sospetto che una nostra amica, la nostra, sia in quella situazione lì, non pensiamo che possa essere un'incursione nel privato, meglio correre il rischio di essere indelicati, ma far sentire a una donna che non è da sola, una ragazza che non è da sola a affrontare questo, è il primo passo fondamentale. E poi coglierei l'occasione, visto che vedo delle belle presenze maschili, il viaggio comincia da prima. Comincia da una, quello che gli uomini e soltanto gli uomini possono fare, e cioè dicevamo con Gino, scusate divago un po', ma con Gino Strada un tempo fa, che il nostro obiettivo è abolire la guerra, ma forse prima che di riuscire ad abolire la guerra come evento bisogna cominciare a mettere fuori legge certe parole. Cominciamo a rendere impronunciabile la parola guerra, scandalosa, vergognosa, che non si può dire, mettiamola fuori legge, esattamente come prima di riuscire ad abolire la schiavitù
adesso è tornata in modo più surrettizio, ma cioè, si è messa fuori legge la parola, no? Era diventata impronunciabile. Allora, ci sono delle parole che le ragazze, le giovani donne e anche le donne non giovani subiscono per strada, nelle situazioni francamente assai poco provocanti e provocatorie, unicamente perché, senza neanche un particolare interesse, è così, no? È un comportamento pavloviano, donna sola, le butto addosso due o tre volgarità, tanto non cambia niente e tanto nessuno mi dice niente. Se sono gli uomini a cominciare a far sentire dei gran sfigati, quelli che si permettono di usare questo linguaggio con le donne, vi assicuro che cominciamo a fare la rivoluzione, ma veramente, senza io non credo che questo tipo di mala educazione debba passare attraverso i tribunali, preferirei di no, preferirei che fosse un lavoro di convivenza, di riconoscimento dell'altro come pezzo della nostra vita, anche perché, e questo mi fa molto rabbia, noi ormai ci tocca andare in giro con la corazza, siamo terrorizzate, che se tu sorridi a uno, che è una cosa bella della vita, sorridersi per la strada e scambiarsi delle occhiate e dire me, e però poi c'è il retropensiero che poi quello lì ti fa del male e comunque poi domani in tribunale salta fuori che tu te la sei voluta perché hai sorriso o perché hai accettato di bere la birra al bar o perché hai accettato il passaggio in macchina, non va bene, bisogna che questo cambi e questo bisogna che cambi insieme, qui davvero noi senza la parola maschile, la presa di in carico di questo problema da parte degli uomini non ce la faremo mai e quindi per piacere dateci una mano. Allora, chiacchieriamo con Lella, se c'è qualcuno che vuole chiederle qualcosa, sottolineare qualcosa, non mi fate il momento dibattito, no, il dibattito no, assolutamente. Se appunto c'è qualcuno che voleva chiedere qualcosa a Lella, siamo qua, volentieri. Non tutti assieme, magari. Sì, tutto tanto. Non intanto grazie, sono Anna e sono la presidente di Rete Rosa, felice di essere qua e di aver ascoltato le parole che lei ha pronunciato. Ne colgo una che mi è girata nella testa in tutto quello che lei ha detto, la parola condivisione. Noi siamo a Saronno il centro che ascolta le donne che sono vittime di violenza e siamo coloro che condividono con le donne il loro percorso, il loro tentativo di fuoriuscita dalla violenza, che è un percorso faticoso, è un percorso tortuoso, un percorso fatto di un passo in avanti e un tentativo continuo di tornare indietro perché ci si vergogna di quello che si è vissuto, perché è difficile ammettere con se stesse di avere visto ma non aver voluto vedere quello che si sta vivendo, quello che già era in luce ancora prima volta di cominciare un rapporto di coppia. Quindi noi siamo coloro che condividono con queste donne il loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e la parola è l'oggetto fondamentale della nostra condivisione. Noi ascoltiamo, noi accogliamo, noi accompagniamo nel momento in cui una donna vuole prendere delle decisioni rispetto alla propria vita. Ferite a morte, la riprendo perché è stato uno dei primissimi libri che io ho letto e riletto più e più volte che invito tutti a leggere perché è un colpo al cuore. Perché è estremamente indicativo di che cosa una donna ha vissuto, anche se qui si parla di donne morte, ma di che cosa una donna che fortunatamente non tutte arrivano, per fortuna, a una situazione così tragica, sono veramente i passaggi che le donne vivono nel loro stare nella violenza, quindi l'abuso fisico, l'isolamento dalla famiglia, dagli amici, dal lavoro, cioè la donna che vive la violenza è incapsulata, è come se gli fosse costruito intorno un bozzolo entro il quale lei piano piano si ritrova e non, senza che se ne renda conto, nel momento in cui se ne rende conto a volte purtroppo è troppo tardi.
Quindi grazie e veramente complimenti per, anche per la leggerezza nell'andare a toccare certi temi, perché si rischia sempre di fare il quadro tragico, di fare gli spettacoli televisivi dove scorre il sangue. C'è una violenza che non si vede, che è la violenza psicologica, che annienta completamente l'autostima delle donne. Grazie. Sì. Non so se ce la fai. No. Urla. Urlo. Bene. Sono qua. Hai dato questo titolo, che bello essere noi, hai citato la tua esperienza di un noi legato presumo agli anni 60. Cosa 70. Ne pensi 70. Del noi? Del noi dei social network di oggi, quindi questo vivere il noi sociale, soprattutto dei giovani, legato però quasi esclusivamente al web, cellulare, eccetera. Come lo percepisci? Allora, la domanda è cruciale. Allora, temo che intanto di non essere la persona adatta a parlarne, perché io non sono neanche su Facebook, figurati un po', nel senso che c'è una pagina Facebook a mio nome, ma anche perché non mi sembrava rispettoso nei confronti delle mie figlie. C'è un tempo per ogni cosa, ci sono degli strumenti che si addicono a delle competenze, all'età della vita. È ovvio che mi fa sempre un po' di paura in quella realtà lì, perché però temo anche che sia raccontata sempre in modo un po' parziale e un po' estremo. Allora, non bisognerebbe mai prendere la propria famiglia, le persone che sono, come paradigma della società. Però se io vedo le mie figlie, gli amici delle mie figlie, tutto quanto, la mia figlia più piccola, a 17 anni, si è tolta da Facebook, perché ha detto, mi sono resa conto che mi portava via del gran tempo. Allora, finché noi riusciremo a dare ai nostri figli la consapevolezza che esistono degli strumenti che sono degli strumenti e non dei fini in sé, cioè questa differenza chiara tra ciò che è un mezzo e ciò che è uno scopo da raggiungere, però ce lo dobbiamo avere chiara noi. A me sembra che il problema è che non ce l'abbiamo chiara noi e quindi non gliela facciamo tanto arrivare a loro, perché se c'è, allora se si vive in contesti affettivi, familiari, tutto sommato sani, si può benissimo passare attraverso quella fase lì senza esserne divorati, annullati, anche perché dal punto di vista degli strumenti sono strumenti straordinari, ma straordinari, che infatti stanno dando vita a nuove forme, penso a quello che è il mio settore in senso lato, a nuove forme di serie televisive fatte, che nate sul web, satira nata sul web, evviva, aria fresca. Il problema è che il problema non è avere un presidente del consiglio che twitta, il problema è che cosa c'è dentro quei tweet, cioè per dire cosa e per andare dove. Finché noi teniamo presente che quelle sono le domande che dobbiamo porre, non credo che si tratti di permettere o proibire ai ragazzi di accedere a certi strumenti, ma dobbiamo avere noi la chiarezza di fargli capire che sono degli strumenti, che in sé non sono, per cui non credo che sia indispensabile comprare ogni anno un nuovo modello di computer o di telefonino, ecco, quello credo che si dovrebbe evitare. Ma credo che, insomma, a me ha molto colpito, mi ricordo più, forse la seconda figlia, quando ha iniziato il liceo, aveva un insegnante di matematica, faceva anche l'informatica, straordinario, molto simpatico. Diceva: questi ragazzi arrivano convinti di sapere tutto, non sanno niente di informatica, usano il loro computer in modo basico per quello che gli serve, ma non hanno minimamente la competenza. E quando provi a insegnargliela, si rendono conto che è una fatica, perché è un apprendimento, no? Quindi credo che tutto questo sia un po' da imputare a una grande apparente facilitazione della vita che è stata siamo stati pesantemente instradati a credere che tutto ormai fosse facile alla portata di tutti. Non è esattamente così, però non vorrei neanche drammatizzare questo, cioè se quella lì è una fase attraverso cui devono passare, comunque preferisco che si parlino, sia pure in modo virtuale piuttosto che se ne stiano la comunicazione, la relazione. Se poi da lì si scopre che è comunque più carino andare uscire insieme e andare a bere la birra insieme che non raccontarsi le cose sul web, è meglio. Però faccio un po' fatica a parlare a nome in nome di una generazione, comunque di una serie di persone con le quali non condivido questa abitudine. Io so che poi
Da me vengono a teatro anche i ragazzi, non tutti, per carità, però non so come mai, ma si tende, cioè lo so benissimo, è una frase retorica, ma si tende sempre a raccontare l'estremo, no? Ci viene raccontato di un paese che poi, per quello che è la mia esperienza, è infinitamente meglio di come viene raccontato. Ci sono persone molto più, di interessi molto più molteplici, non è che perché uno guarda la televisione allora non fa nient'altro. Questo lo ripeto veramente da ormai credo da 10 anni. Il problema della televisione è di essere totalmente autoreferenziale, racconta come esistente solo quello che succede nella televisione. È un bel limite, la vita è anche fuori di lì, anzi è solo fuori di lì. Però io ho la sensazione che le persone vere e reali, e anche le persone più giovani, sappiano riconoscere, insomma, alla fine siano appunto meglio di come vengono raccontate. Un po' divagato, forse non ho risposto alla domanda, però ho detto quello che avevo nel cuore. Un po' la Barbara D'Urso. Momento Barbara D'Urso. Mi manca la napoletanità, ma posso farci. Chiara? No. Cecilia. Cecilia, non penso di essere in contraddizione con quello che tu hai detto, però pensiamo che Facebook, io lo frequento, è uno strumento, certamente. Però è utilizzato moltissimo anche dai vecchi come me. Perché? Ebbene, è vero. A me piace tantissimo. Perché anziano non vuol dire niente. No, anziano te ricordo. Cecilia, diversamente giovani. No, possiamo fare quel lavoro lì anche sulle parole al contrario. Ce ne mettiamo fuori legge alcune. E diamo invece la testa. Cosa diciamo a posto ai vecchi? No, diciamo vecchi, però prima ci va la propedeutica. Vecchio è una bella parola. Ah, ecco. Allora mi ha chiarito. Allora, noi siamo anche dei gruppi di vecchietti che ci incontriamo su Facebook, perché uno abita a Genova, l'altro abita a Carrara, l'altro abita in Puglia, eccetera. Una roba internazionale. E ci troviamo. Sì. E beh, noi parliamo, certo. E ci diciamo anche le cose più familiari, quando nasce un nipotino, discutiamo sul fatto anche dei giovani, magari prendendo spunto dalla cronaca, eccetera. Cioè, si può usare Facebook, certo, tranquillamente. Ma è bello, cioè se usato così. E poi una cosa, che fortunatamente ho degli amici molto acculturati e molto semplici nello stesso tempo, che mettono a disposizione la loro cultura e tu la prendi con facilità. E prendi con questo anche la loro amicizia, ed è bellissimo. Hai detto meglio quello che volevo dire io, no, nel senso che è una questione di come si utilizzano gli strumenti. Tutto, è chiaro che è molto più piacevole. Io sto cercando di convincere mia mamma, che ha 88 anni, che se con sua sorella, che vive, però loro piace, si telefonano. Io ho detto, guarda, che se vi sentite su Skype si scrivono le lettere per posta una volta alla settimana. È una roba, perché sai che cos'è? È che una cosa che mi fa un po' paura di tutto questo è che ormai siamo abituati alla rapidità, come se la velocità fosse in sé un valore, e invece non è vero. Quello che mi fa un po' paura, anche dell'uso, per esempio, io mi rendo conto che è molto più comodo sapere che i tuoi figli hanno un cellulare, quindi a parte che non rispondono, essendo molto più sani di noi, non rispondono mai. Ogni tanto io, ma perché ho dotato mio figlio di un cellulare, visto che a me non risponde mai? Però tutto questo ha totalmente azzerato il tempo dell'elaborazione, anche per questi disgraziati di ragazzi, che in diretta, allora, una cosa che ho raccontato nel libro a cui io mi sono ribellata, è quando a scuola mia figlia, al liceo a Milano, c'era questo servizio SMS alert, come quando ti fai le spese con la carta di credito, che ti scrivono, la banca ti scrive spero che tu abbia speso questi soldi tu, se no sei una povera cretina, no, quella roba lì, non ti dicono così, ma il senso è quello. Allora, la richiesta era, cioè loro ti propongono come servizio di mandarti un SMS ogni volta che tuo figlio o tua figlia non è a scuola. Io ho detto, ma no,
Minchia, no, che il diritto alla bigiata ci deve essere. No, perché... Ma perché sì, ma insomma noi non possiamo dimenticarci quello che siamo stati. Cioè, corri il rischio di essere beccato, va bene, ma corri il rischio. Allora, su una classe di 27 in due abbiamo firmato perché questo servizio non fosse erogato. Perché è rassicurante, cioè non devi fare, non dico il lavoro investigativo che non credo neanche che attenga al genitore, ma... La fiducia, ma anche un po' lo sappiamo, non raccontiamoci balle, lo sappiamo che ogni tanto tutti noi credo non siamo andati a scuola e abbiamo fatto altro, magari semplicemente o perché non eri preparato, perché dovevi studiare o per andare alle manifestazioni o per chiacchierare con le tue amiche al bar, ma ci starà anche quello spazio lì. Mi sembra appunto che questa cosa del tutto subito, della velocità appunto, non è che alla forma corrisponda necessariamente il contenuto. A me va benissimo che i tempi siano ridotti, però mi interessa di più il contenuto. Allora, se dire che si fa tutto in frettissima e poi non è vero che si fa, e questo è un piccolo accenno alla politica attuale del nostro paese, cioè sembra che in 3 mesi va a cambiare tutto, insomma, non abbiamo neanche ancora una legge elettorale, forse meno tweet, stai a casa con i tuoi bambini ogni tanto anziché stare sempre in televisione a parlare, ma contenuto. Allora, non è vero che la rapidità e la velocità sono un valore in sé. Anche lì bisogna vedere dove ti porta quel passo lì, dove vai a quel passo lì, quanto ti costa andare così veloce, che cosa ti perdi se vai così veloce. Certo, per cui siamo totalmente d'accordo, è una questione di utilizzo, di riconoscere quelli che sono i mezzi e quello che sono i fini. Mo che armonia che c'è a Saronno! A Saronno c'è l'armonia. No, una cosa, tu hai detto che la televisione è autoreferenziale, però sì, ho capito, te ne sei accorta, vogliamo parlare di Sex and the City? Allora, in questo libro io mi costituisco molto e metto a nudo alcuni lati terribili della mia vita privata. Vabbè, avere seguito con passione Sex and the City è secondario. E soprattutto, cioè, secondo me c'è un abisso tra Sex and the City e Desperate Housewives. Sono proprio universi diversi, cambiato il mondo tra una e l'altra. Ma è una digressione molto colta, come vi potete immaginare, che leggerete queste pagine. Però è anche che io mi costituisco... proprio rimango in bambola totale, una specie di forma di dipendenza grave dai programmi sugli abiti da sposa. Sì. Non resisto, cioè così, li guardo tutti e li commento con mia figlia, quella piccola, quella che è ancora a casa, no, ma dai, ma non può mettersi addosso quella roba, ma non ci credo, ma guarda cosa, fantastico, non me ne frega niente degli abiti da sposa, nella vita. Però mi ha portato a fare alcune riflessioni, perché appunto li guardo, probabilmente perché è anche una bella vacanza per il cervello, ma perché evidentemente tutto sommato quegli archetipi lì dentro di noi sono così profondamente radicati che ragionarci anche un po' con leggerezza, con estrema autoironia, forse male non fa, e comunque, come dire, ratifichi l'esistente. Io se posso, se proprio ciò, anche perché addormentarsi davanti alla televisione è il massimo, quelli lì sono formidabili, perché, come dire, contenuti pochi, però una cosa che ho notato, che infatti ho messo nel libro, la differenza tra i programmi, sono dei format, quindi li fanno in America e li importano. Se tu vedi quello americano soltanto doppiato in italiano è un altro mondo, no? Le nostre ragazze arrivano tutte molto simpatiche, vanno a scegliere l'abito da sposa, dicono, ah, io voglio una cosa semplice, figurati mia mamma sceglierà, no, io niente pizzo, niente strascico, per carità, le perle, niente strascico, sono mica Kate Middleton, bene. Poi van via con dei vestiti che sono tutto lo Swarovski che c'è a disposizione sul mercato nazionale, lustrini, perline, ettometri di pizzo, file di bottoncini e uno strascico che neanche Kate Middleton. Allora, quella roba lì fa parte di noi, allora guardiamola, raccontiamola. E mi è servita anche poi per fare un piccolo ragionamento, spero un pochino, sicuramente con degli spunti poetici più alti, appunto gli spunti poetici non sono i miei, su questa cosa del... Allora, non so se è successo anche a voi, a me è successo tante volte di guardare Cenerentola al film di Walt Disney con le mie amiche, oltre che con le mie figlie. La scena clou non è mica il matrimonio, il ballo, chi se ne frega di quel manico di scopa di principe. La scena clou è quando finalmente questa cazzo di fata si decide a fare il suo mestiere e trasforma l'abito, no? In quel momento lì c'è l'esultanza, no? Proprio che perché? Non lo so perché, però è quello lì il momento. E mi sembra di
poterci vedere dietro, il fatto che noi per concederci, noi in senso generale, femminile, archetipico, per concederci l'abito, la festa, il mondo, la socialità, la vita intravista, l'orgia di futuro, abbiamo purtroppo sempre avuto bisogno di giustificarla con il ruolo della fidanzata, della moglie. Cioè, abbiamo sempre avuto bisogno di dire che è per il principe, ma secondo me alla fin fine più che per il principe è per il vestito, è per la festa. Insomma, non so se sono autorizzata a dirlo, ma è così. Allora, provare anche a dire questo. Purtroppo però, se questa consapevolezza qui fosse più, cioè noi ci meritiamo la vita, ci meritiamo il mondo. Se non dovessimo sempre per forza passare attraverso quelle forche caudine, io non dico che il matrimonio siano forche caudine, per carità, sia una libera scelta, ma io vivo in un paese in cui mi dicono che i matrimoni sono costantemente in calo e le separazioni costantemente in aumento, che aritmeticamente non capisco come sia possibile, ma è così. Allora, il sospetto che non ci sia la consapevolezza che è per il vestito e non per il principe, secondo me, cioè, ho la sensazione che la gente si sposi per la cerimonia, per quel giorno lì, per avere il giorno più memorabile. Allora a lei, appunto, ci fanno i programmi come quattro matrimoni, che mica funerale ma è implicito, no? Per vedere chi spende di più, e la location, il cibo, le cose. Perché? Quello lì non è il matrimonio, quello lì è il giorno delle nozze. Il matrimonio, tutto quello che succede dopo, è un casino. La monogamia è contro natura, è una fatica, è un lavoro a tempo pieno, è davvero pensare di continuare a provare desiderio, attrazione, e non parlo, non dico che le donne sono più brave degli uomini, cioè nella convivenza pluridecennale, ma è un'eresia, non si può, non esiste quella roba lì. Allora lo vogliamo dire, soprattutto alle ragazze, che il matrimonio è una fatica che comincia dopo, e che il vestito forse una se lo può comprare per andare alla festa, ma non c'è bisogno che si sposi, non per quello, se non altro, pensarci su un attimo di più. Chiaro che non voglio fare dei trattati di bonton, mi piacerebbe, bonton mi piacerebbe molto, però insomma, ecco, credo che poi, appunto, io funziono così, mi viene in mente una roba e cerco poi di vedere quali sono le possibili. Mi piace molto fare delle incursioni, partire da una roba e poi divagare. Questo è il prossimo libro, spero tanto che non ci sia, per il vostro e per il mio bene, spero tanto che non ci sarà, poi come appunto San Gertrude, però dipende, adesso ho fatto una fatica, ragazzi, non è il mio mestiere, ho proprio fatto fatica, sembrava, l'età. Ha detto è l'età, ha detto l'età, l'hai detto, è l'età. Vabbè, ti dedico questo capitolo, è una proiezione. No, quello non so dove, perché voi ce l'avete il libro ma io no, il giorno che, no, non quello sulle, vedi, ecco, il giorno in cui ti rendi conto che stai per comprare un paio di scarpe che non ti piacciono solo perché sono comode. Il giorno che in metropolitana qualcuno si alza per cedere il posto e tu prima ti guardi intorno per capire con chi ce l'ha. Poi quando ti rendi conto che lo sta offrendo proprio a te, cortese ma sostenuto, rispondi no grazie e scendo alla prossima. E se non riesci a dissimularti tra la folla, va a finire che scendi sul serio alla fermata successiva, anche se te ne mancano ancora 8. Il giorno che in metropolitana qualcuno si alza per cederti il posto e tu gratta ma dignitosa accetti perché proprio non ce la fai più. Il giorno che in metropolitana nessuno si alza per cederti il posto e tu con voce acuta e risentita commenti che ai tuoi tempi quanta maleducazione dove andare a finire. Il giorno che smetti di strapparti i capelli bianchi perché ti rendi conto che ormai sono troppi e rischi di ritrovarti calva, che comunque è peggio che precocemente canuta, ma precocemente lo pensi solo per abitudine o per autodifesa. Il giorno che il medico ti dice che è ora di cominciare con la terapia per l'osteoporosi e il ginecologo che è ora di smettere con gli ormoni perché è tanto ormai. Il giorno che gli amici dei tuoi figli smettono di darti del tu. Il giorno che le impiegate della ASL cominciano a darti del tu e ti parlano a voce altissima e scandiscono le parole come se fossi appena arrivata dallo Sri Lanka. Il giorno che vai dall'oculista per controllare le diottrie e invece lui si mette a parlare di cataratte ma il Nino non c'entra. Il giorno che paghi due volte la stessa bolletta. Il giorno che compri due volte il pane. Il giorno che ti dimentichi di pagare le bollette, comprare il pane e mettere in carica il cellulare.
il giorno che ti stupisci perché quel fastidioso dolore al braccio non passa da solo, perché non basta una notte di sonno per recuperare quella passata in bianco e non basta neanche saltare la cena perché la pancia sparisca. Il giorno che non c'è verso di farti venire in mente il nome del profumo che usi da 30 anni ti viene da piangere. Il giorno che ti rendi conto che tuo figlio ha la stessa età di suo padre quando vi siete sposati. Il giorno che l'espressione ultimo sangue improvvisamente assume un significato preciso e concreto che non c'entra niente con i duelli e neanche con gli uomini in generale, perché sono le donne, solo le donne, tutte le donne, che sanno cosa vuol dire veramente l'ultimo sangue, e anche prima. Il giorno che stai come al solito leggendo la posta del cuore del tuo settimanale preferito e di colpo ti rendi conto che nessuna, ma proprio nessuna di quelle storie ti riguarda. Il giorno che stai sfogliando il numero speciale del tuo settimanale preferito con tutte le collezioni della prossima stagione e ti rendi conto che nessuno, ma proprio nessuno di quei vestiti potrebbe mai piacerti, figurarsi e starti bene. Il giorno che sei in farmacia con un'amica più giovane che ti chiede se anche tu hai bisogno di assorbenti e tu rispondi: guarda, meno male che me l'hai ricordato, sono giusto rimasta senza. E poi ti vergogni come una ladra, ti dai della cretina e soprattutto non sai dove nascondere quell'inutile scorta alata, meno male che li fanno sempre più sottili. Il giorno che ti ritrovi a dire alla commessa di una boutique: lei non ci crederà, ma io portavo la 40. Il giorno che... ma voi non avete un caldo da morire? Sì, sì, sì. Scritto? No. Il giorno che l'ipotesi di un definitivo blackout sessuale del tuo partner ti provoca un inatteso quanto indicibile sollievo e che nessuno si azzardi a parlare di Viagra che è pericoloso per il cuore. Il giorno che ti rendi conto che tutti continuano a ripetere che bello, la vita si è allungata di un sacco di anni, ma nessuno ti spiega cosa te ne farai di tutto quel tempo vuoto e come sopravviverai e con chi. Il giorno che ti metti a fare il conto di quante estati buone ti restano ancora, non degli anni, che è una roba vaga e retorica, no, proprio le estati, la vera misura del tempo, e ti rendi conto che bene che vada saranno quante? Una ventina? Magari anche meno, forse chissà, poi magari alla fine tutto saranno anche di più. Solo che per te contano appunto solo quelle buone, quelle in cui avranno ancora un senso il mare, la luce lunga, il vino fresco, le cene all'aperto, i vestiti leggeri, i giri in bicicletta, e in quel preciso momento ti sembra di capire il senso della vita e come bisognerebbe viverla fin quando ce n'è. Poi ti rendi conto che stai parlando come Ligabue e ti viene da ridere e poi pensi: al diavolo, allora mille volte meglio Edith Piaf, no, rien de rien, nessun pentimento e nessun rimpianto, e vada come deve andare, je ne regrette rien. Allora, visto che ci siamo, visto che è partito... Sì. Prego. Sembra una roba seria. No, non mordo, giuro. No, visto che siamo al debutto del tuo nuovo spettacolo e che molte persone qui verranno a vederti in questi giorni, ce ne parli un attimo? Ma certo, il libro, eh sì, quello è il libro da cui Lidia Ravera ha tratto il testo dello spettacolo. Il libro si chiama Piangi pure, lo spettacolo si chiama Da proprietà, in realtà è un ridebutto. Lo spettacolo ha debuttato a gennaio e poi abbiamo fatto tournée fino ad aprile e adesso abbiamo ricominciato proprio da Saronno, nel senso che abbiamo proprio fatto le prove di riallestimento in questi giorni qua. E sono anche molto contenta perché la direzione artistica di Giuditta Pasta la fa Anna Guri, che è una mia amica di tanti anni, insomma è un bel ritrovarsi in famiglia. Allora, io da tanti anni facevo monologhi, vabbè, poi c'è stata l'avventura di Ferite a Morte, tra l'altro tutto si tiene. I primi reading di Ferite a Morte sono stati a Palermo, Bologna, Genova, dicembre del 2012. Al reading di Genova viene anche Lidia Ravera, io faccio il mio pezzo, lei fa il suo, ci conosciamo da molti anni e lei dopo mi dice: senti, io ho un testo teatrale che ho scritto. Finora l'avevo mandato solo a Vanessa Redgrave, che una si sente subito molto lusingata, però vorrei che lo leggessi tu. Io l'ho letto in treno tornando a me e ho detto: guarda, se vuoi sono qua, se pensi di farlo è proprio quello che cercavo. Sempre la famosa cosa che devono coincidere forma e sostanza. Tante volte negli anni mi chiedevano: ma non sei stanca di fare monologhi? A parte che no, non sono stanca di fare monologhi, ecco, ma ho sempre detto: il giorno che mi capita un testo a più personaggi che non sia un finto monologo travestito, cioè dove c'è un personaggio femminile debordante con qualcuno di servizio, non mi interessa, allora continuo a fare monologo, in cui si riesce a raccontare qualcosa che mi sta a cuore, qualcosa che ritengo necessario, che ci stia in quello di cui bisogna parlare adesso, ben volentieri. Secondo me in questo testo
che Lidia ha scritto ispirandosi ai personaggi del romanzo, ma facendo una serie di grandi cambiamenti rispetto alla trama, all'età dei personaggi. I due del romanzo sono quasi ottantenni, la mia Iris ne ha 65, Carlo un po' più giovane, insomma, anche perché sennò diventava più complicato, diventava impossibile far fare queste robe qui a un'attrice davvero di quell'età, e sarebbe stato fasullo fare il finto invecchiamento, insomma. E poi comunque è venuta così. È un testo bellissimo, con un bellissimo personaggio femminile, un meraviglioso personaggio maschile, ma proprio bello, ma proprio che tu hai detto, infatti. Sì, io volevo dire che l'ho visto ieri sera e pensavo proprio ieri sera a Carlo, e secondo me alla fine esce molto bene. Ma esce benissimo, sono tutte pazze di lui. È un bellissimo. Cioè, rispetto all'inizio che non gli davi due lire. Sai com'è. È che anche Lidia ha voluto darci della speranza. Come dire, va, all'inizio non gli diamo due lire e poi vedi come viene fuori. Ma è solo sposo. Sì, no, questo è anche merito della scrittura di Lidia, anche merito di Paolo Calabresi, che è un interprete straordinario, un compagno di lavoro meraviglioso, e ha dato a questo personaggio tutto, cioè all'inizio lui fa lo psicanalista, l'ironia, la distanza, e poi però questo lasciarsi prendere dentro da questa pazza che gli capita come... E tu sei tu però, dai. No, io non sono io. No, non sono io. La chiacchierata rapida, lo spreco di parole, però le ossessioni di Iris non sono davvero le... No, ma ci tengo a dirlo perché è un lavoro su un personaggio, però è una meravigliosa storia. Quando ci dicono, ah, è una storia sull'innamorarsi a 60 anni, non è mica vero, cioè sì, per carità, c'è anche quello, ma c'è molto di più. È una riflessione senza didascalie su, appunto, su una vita che si allunga sempre di più, ma nessuno ti dice come fai a campare. Lo spettacolo si intitola Nuda Proprietà perché quello che fa la protagonista è vendere, cercare di vendere la nuda proprietà del proprio appartamento, che è l'unica cosa che possiede, perché tutti dicono che campi altri 20 anni e forse anche di più, e le dice, io come campo, visto che no, non ho la pensione, lei non ce l'ha, ma tra un po' non ce l'avrà più nessuno, e comunque serve, che tra l'altro è una cosa curiosa, questa cosa della nuda proprietà, del vendere la nuda proprietà esiste da sempre nel nostro, ma fino a qualche anno fa nessuno lo sapeva, no? Non era qualcosa, invece diventa sempre più, che vuol dire cambiare completamente la prospettiva, cioè quello che una volta era l'asse ereditario tradizionale, si compra la casa e poi la si lascia ai figli, adesso succede molto più spesso che proprio per permettere ai figli di sopravvivere si vende la nuda proprietà della casa, ma poi va a finire, cioè, quindi sta veramente cambiando il mondo che consideravamo granitico o comunque insomma abbastanza solido non c'è più. Questo spettacolo racconta tutte queste cose, sentimenti, relazioni, opportunità, vitalità di una donna che non veramente indomabile, la logorroica pazzesca, molto simpatica, ma sì. Con un uomo che si lascia conquistare proprio da questa vitalità, tocca tutti questi argomenti, li sfiora, in realtà è uno spettacolo molto profondo ma che ha un passo leggerissimo, e la cosa che mi ha incantato di più è che pur essendo assolutamente, parla dell'oggi, del qui e adesso, non c'è una battuta sull'attualità, non c'è un'allusione alla cronaca, sappiamo che siamo a Roma perché si parla del fatto che dalla finestra si vede San Pietro, punto, potrebbe essere qualunque città d'Italia, probabilmente d'Europa, e questa è una qualità del teatro, il fatto di essere, di poter durare, di non essere così legato appunto alla cronaca e alla satira di cui secondo me siamo saturi, ma sono fatto liceo classico, è così, cioè, mi ha affascinato per questo, perché e poi è uno spettacolo corale, ci sono altri due personaggi giovani che sono comunque dei personaggi, dei bravissimi giovani attori, ma dei personaggi scritti come si deve, e quindi per me è un canto, poi faccio anche un po' meno fatica dell'altra volta perché non sono tutta sola, anche se il personaggio mi tocca persino saltare la corda, devo saltare la corda per poco. Ma sei bello quello, ma te pensi solo a quella roba lì? No, io ho fatto la foto con lui. Lei ha fatto la foto con lui. Anche con l'altro. Cioè, lei ha fatto la foto con tutti quelli che ha trovato. Mi porto avanti. Ho fatto bene. No, è vero. C'è anche un artista di Gomorra. Sì, il giovane Marco Palvetti che interpreta l'acquirente della casa di Iris, è uno dei bravissimo giovane attore, è uno dei protagonisti di Gomorra, la serie, che non so se avete visto, se non l'avete visto guardatela, perché è una di quelle robe, ma l'hanno fatta in Italia, sembra veramente meravigliosa, girata benissimo, interpretata benissimo, lui interpreta il perfido Salvatore Conte, è molto cattivo, infatti lui nello spettacolo si chiama Marra. E quando mia figlia Nina, la più piccola, vedeva la serie, io ero in tournée, mi mandava i messaggi, mamma, Marra è cattivissimo.
è veramente cattivo. È un bello spettacolo, davvero un bello spettacolo. Contamina diversi generi, perché c'è la commedia sofisticata, c'è la farsa, proprio la commedia, c'è invece anche, ci sono momenti di grandissima intensità, si parla anche di malattia, perché questo succede al meraviglioso Carlo, gli succede una recidiva di un cancro che, ahimè, credo che sia qualcosa che succede continuamente nella vita di tutti, e purtroppo, non dico purtroppo senza cinismo, dico non soltanto delle persone avanti con gli anni, no? Cioè, perdiamo continuamente amici, parenti, compagni di strada a età in cui non si dovrebbe ancora cominciare a vivere. Quindi ecco, è uno spettacolo che parla davvero di ciò che è necessario parlare adesso, ma lo fa con l'impalpabile grazia del teatro, quindi onore a Lidia Ravera che l'ha scritto. Io l'unico merito che, come l'ho letto, l'ho riconosciuto, ho detto io, cioè io. Grazie. Venite numerosi.